da chiamare Derin a te, io sì. Perché sai che stamattina ti facciamo la scapola. Ma sai, c'è la verità, sento poco meglio. Nel senso che non sente niente loro, né mi sente chi lo braccio. Hai visto, ma da tranquillo la stoppa ancora, non vedi così, dai così. Dai, boom. Oh, aspetta, 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 boom. Ma sai, vorrei me fra la caia, chiamami subito a chi, si chiama Giuseppe Giuliano, però lo chiamano Gurdone. Oh, Gurdone, ah, ma bene. Peppe Gurdone. Chi serve un cellulare, però difficilmente ci disporre nel suo programma, va? Speriamo bene, perché ogni volta ci proviamo. E Peppa Cordone del nuovo telefono a suonare. Ah, ma pari. Ah, ma cominciava come sempre a tradizione. No, ma sta lì. Queste sono nuove Pasqua che hanno portato i spigazzi. Ecco, era così tu, sti che hanno portato. Ah, ma pari, si Giuliano risponde, che oi. Se poi... Oh, Cordone. E ma pari. Ci l'ha da sino un Mariello, no? Noi teniamo 3 minuti di tempo, no? Cordone sta la fratta. Il primo numero ha ammulato da Giamiz. Ciao, mamma mia. Chiama a Cocco Ronaldo. Niente, purtroppo Peppo Cordone non risponde. Guarda, stiamo provando. E vabbè, cambiamo. Chiamiamo a un Pasquale Rossi, eh? Pasquale Rossi. Ah, mamma mia. San Giorgio. Stiamo parendo i guatori di pallone. San Giorgio a Cremona. Ah, ma qua a Cremona. Che ero è? Cremina. Cremina, bravo. Okay. Buon giorno. Pronto? Pronto, buonasera, un Pasquale. Ehi, chi è che parla? Pasquale Rossi, buonasera, suo fravgatore, Mastanillo, un Pasquale, buonasera. Ma io non vi ho chiamato. Ma voi scusate, ma ci chiamate a voi, ma no, è normale, un Pasquale. Ma quale, per quale piacere sentirvi? Se mi facete parlare, voi spiego subito, dimostro... E ditemi. È stato parlando, scusate. Sto con il cellulare, ti capite? Anche io sono pari euro in coppa cellulare, facendomi spiegare questo fatto e poi dopo parlando. Ma boh! Sì. Allora, praticamente sto arrivando a logo qui, a San Giorgio, va bene? Sì. Qui state a logo? Sì. Perché in coppa capita anche tutta la roba che hai ordinato, lo scaricamo stasera, ti capito? Ma voi avete preso un abbaglio, io non sono io. Scusate, ma come un attimo, ma qua abbaglio, io non ci vedo nessuno abbaglio. Ma aspettate, prima un attimo l'indirizzo ci troviamo, eh. Non possiamo controllare. Giovanni, controlla un momento. Allora, Rossi Pasquale, via Pittore, San Giorgio. Ci troviamo, Pasquale, sei tu io. Via Pittore, 203 203. Ma non ho ordinato niente. Sentite, allora, se voi non avete ordinato niente, ma giusto per dirlo, perché non potete cacciare i soldi e non conto, perché io mo sta roba, o tengo coppo cambio, se ha detto ma che ha già scusato e ha già scaricato sta roba tu, io non mi potete dire che poi sta roba non è lo vostro. Anna. Ma guarda, non sto. Chi è questa donna? Scusate, chi sono vogliono mica fa dico, ma che state dicendo? Ma che Anna, vicino a me Anna, per me c'è che tengo la voce a sortire, ma per tutto quanto per fare. Credete 3 figli a casa, 65 anni, chi sono te, nonna, hai ragione sta. Sentite, andate a morire ammazzato da un'altra parte. E come ti permette, lei ci capisce. Come mi permette. Ma sì, sai, ma non sentite che chi stai non scostumato adesso, non io e chi ho. Ma guarda chi sto, chiamamela da chi sto, perché non è possibile, non è possibile che ti appiate per una femmina. No, ma non è possibile che siamo andati a morire. Ti dice la verità, con tutti i rifiuti che tiene, ma femmina no. Bravo, ma sta lì. Perché io l'uomo sessuale non mi pigliasse mai, compagno. Mai, l'uomo sessuale non ha fatto i caffi, fravagatù. Non ha fatto niente. Bravo. I songa vecchio stampa, scusate. Bravo. Eppure giovane, diciamo, no, guardiamo a Fibbia. Pronto? Allora, sentito, parliamo con calma perché stiamo persone oneste e sincere, no? Ma io non ho ordinato, non ho fatto nessuna ordinazione di nessun materiale. Ma sarei, avete preso un abbaglio. Un attimo solo, scusate un attimo lì. Ma sarei. Chi si tiene un morbo dell'Alzheimer? Si sente che hanno paura di infarduto. Che tenga per i giovani, chi state cacciando? Sentito, allora, pronto. Ma facciamo un cato numero che è meglio, va. Ma sai che vuoi ricordare a Johnny Pepe? No, io. Lui fa pagare un poco a free free. Ehi, un te a coppa all'anno, te credi? Era bello Johnny Pepe. Un te a capo andà a capo, ci sicuro. Chiamiamo a Pasquale Neri, noi cambiamo zona. Neri. Mi è occupato Pasquale Neri. Pasquale Neri, occupato, ammannazzi. Stiamo dicendo tutto da buon riccio, perché casino fa male? Perché quando facciamo i bisogni non si coppa la fatica, chi ti venga tu te la proposci, dai? Forse dice la verità. Ehi. La da volta facendo pipì in damo lazzo. Ma tu sei uno sporco lo drum. Sto facendo so. Sporco lo drum. E perciò signore si deve la puzza d'aca. Sì. Oh. Antonio. Oh, idea. Attento. Parente, eh? Buonasera, c'è stato Nino, buonasera, sono Mastanillo. No, a chi cercate? Chi parente? Scusate, parente Antonio, te hanno, ci troviamo?
sono io. Ah, perché dici che sei tu? Scusa. Scusate, ci sono stato parente andato. Ah, cioè, no, un attimo solo, aspettate, controlliamo un momento se siete voi, perché sennò non potremo dire. Ma ci siamo avere un fax, allora. Antonio, parente, vicolo, teatro vecchio, teatro. Ti troviamo? Sono chi? Ah, allora sentite, no, volevo sapere due cose, insomma, noi stiamo venendo loco, no? Stiamo venendo a scaricare roba, coppo cambi. Voi state loco, ci date una mano a scaricare, perché chi lo vogliono che sia, perché noi si è fatto male. Ma cosa scarica? Scusa, ma ci mi fa pagatura, che potremmo scaricare? Cioccolato, secondo me. E cosa fa, casa mia? Ah, teniamo la roba, teniamo la prenotazione, è arrivato un fax aereo, sì, scusa, qui stiamo facendo un po' l'autostrada, tenga 34 sacchetti di ciumè, da mulaz, riquinta l'Irene Cium. Ma chi è che vi siamo andati? Da voto, scusate, a me ha detto, ma ha dato un fax, se ti è scaricato sta roba, perché un certo Antonio Parente ha ordinato sta roba che ti fa andare a casa sua, io mo che tenga la parecchia che ti fa, a me mi interessa una cosa, che scarica sta roba, me la dai sorda e me lo va a cagare. Aspettate, mo prima che poi faccio capire la situazione qual è. E come stiamo facendo violente, chissà di essere coccato violente, io vorrei mi allogo di spazzarmi sei parte. Ma che cazzo stai a dire? Bello, ma che ti ha ordinato lì? Tu posso in un cazzo di sordi di spazzarmi sette parte. Aspetta, fermo allora, non ci incazzare, non ci incazzare. Ma che cazzo sotto, ma qual? Ina ci ha ordinato lì, Ina ci ha provato lì. C'è stato tuo parente Antonio. Allora, un momento, state sì. Allora, Giovanni. No, State in linea. Non va mui, state log. Non va mui. Allora, Giovanni, chiama a casa. Chi dice che pure una bella moglie? Guarda, non possiamo mai sapere. Allora, non stiamo dicendo. Ma venimo log, è prima che mi fa. No, sta venendo qua, vieni qua. Bro. Aspettate un momento. E se la moglie che sta a rosare, la moglie era buona. Oh, bello. Chi è? Ci viene, oh. La moglie è buona, venga a cadere un beco. Ma chi è? Ma forse è sbagliato a sentire. Vieni qua, tutto su, aspetta, vieni qui. Andò, ma guarda che sopra tutta Tiana che la moglie è una bella femmina, eh. Hai capito? Vieni qua, ti specca pure le corna. State zitta. Porca. Sta passiana, Toni, non ti preoccupare, passiamo a Rosario, va. Rosa. Pronto. Ah, Rosa. Pronto, Rosa. Pronto! E chi è? Aio! Rosa, ma che c'è? Ho potuto andare a diventare pure sordi! Senti, comunque, chi è suo marito lo tuo, il loca? Il suo mezzo fumarello, loca! Leggera piscina le cannucce giovane! Dice che ha ordinato. Ma senti, ma chi vuoi? A chi vuoi? Allora. A Tonino Russo! A cominciamo un'altra volta! Antonio! Antonio Parente! Antonio Parente! Ma Antonio Parente, chi è? Non è? È largo, là è largo croce! No, prima che lui là che sai il piccolo coso qua. Aspettate, prima non me. Traversa teatro vecchio. Ci troviamo. Bro! Ma che sta pure una mezza rinfarda. Mamma c'enna proprio, io mamma, ma chiama la roba. Ma chiama una da porta, c'è da passare is però. Ma perché non mi ha dato che lo... Sto meludro. Ludrumma. Babbare, vicino a me. Ti spezza qua, ti spezza là. Ma che spezza? Come ti prendi? Che vuoi spezzare? Ma c'è un gatasso, non basta a casa di là. Sì. Pronto? Signor, passatemi a vostro marito, parliamo tra uomo e uomo, va? Ma sentite un po' a me. Ehi. Mio marito che cosa vi ha ordinato a voi? Signor, scusa, posso parlare con vostro marito? Facciamo ma chiedemi un po', ma voi volete acchigliare? Chi dice sta nato Antonio Parente? Signora, dobbiamo parlare con Vico Teatro Vecchio, parlateci al vostro marito, passateci al vostro marito. Mi piacere, ci deve dire, via. Yeah. Il femmina ne fa la casetta, yeah, piacere, bello. Da davo, ui, ma fosse pure femmina nero, qua bello, ma come ti permette, lei? Io tu metto un grinti e tutta razza tu. Ehi! Vieni a Tiana che ti aspetti, vieni, vieni. Senti, ma tu hai capito? Vieni a Tiana che ti aspetto. No, non è piacere, stiamo arrivati, metti a fuoco caffè. No, io ti faccio, sai, io ti faccio nevo caffè, ti voglio dare una poca e tu, e ti aspetto fino all'ufficio dei guardi. Ma vieni pure tua moglie, però. Oh, vieni che la tutto. Senti, ma stiamo dando un'informazione, ma no. Mamma, dov'è? Ma no. Sei non bello tua moglie, non rubo niente. Va bene, mamma. No. Mamma, no, sta a casa. Sta che porta a mamma. Ehi, ma sì. Che so sti modi, che so sti male parole? Oh, sporco roba. Ma da voi. Se non ti sporco roba, vieni qua da rabo umano. No, ma che so sti modi? Vieni a Tiana che ti rompo umano. Aspetta, Giovanni, senti una cosa. Io rompo un aspetta. Vieni qua che ti sparo pure. Uè! Ma stai, facciamo la pace con questo, eh! Siete una cosa, vai giù! Gli spara in bocca! Ah,
Aspetta un momento, stata sì! Tutto va per bocca! Ma sta lì, secondo me è meglio che sia mai a casetta, non passiamo per tiano!